Abbiamo provato ad aiutare lo IOPRA facendo questo trofeo, che è il primo trofeo di Pesaro di paddle dedicato allo IOPRA. Abbiamo cercato di fare un torneo dedicato a tutti gli sportivi, dai neofiti agli esperti, uomini, donne. L'importante è che ci sia aggregazione e che conoscono tutti lo IOPRA. L'abbiamo fatto per questo. Il motivo trainante è diventato il paddle, perché adesso impazzano tutti per il paddle. È bello giocare, ci si diverte, va tutto bene. Adesso i partecipanti sono quasi 100, dobbiamo arrivare a 100 partecipanti tra uomini e donne, anzi abbiamo piacere di che questa sia una vetrina per far iscrivere più persone possibili che facciano beneficenza e per questa raccolta fondi. Si svolgerà il 5 settembre, che è domenica, dalle 9 di mattina, sempre a cascata fin quando non terminiamo. Siamo riusciti a coinvolgere anche tutti i commercianti della baia, che ognuno ha dato un buono che faremo, estrarremo tra tutti i partecipanti, perciò premiamo le due coppie vincitrici, diciamo, tra uomini e donne. Abbiamo avuto questa idea proprio per dare un aiuto concreto allo IOPRA, che a Pesaro è un supporto fondamentale per le famiglie che vivono i periodi più bui e peggiori della vita. E quindi ci è sembrato bello, in quest'estate in cui il paddle ha rappresentato un po' la novità, lo sport più amato e più seguito, canalizzare tutta questa energia fin di bene. E ci ha stupito che, dopo aver avuto questa idea, partita un po' da me insieme ai gestori e ai titolari dello Smash, ci sia stato un lavoro in rete, così tante persone hanno contribuito a questo progetto, hanno deciso, pur essendo la prima edizione, di dare il supporto, a partire ad esempio dal Lions e da tanti altri partner che il 5 settembre quindi contribuiranno alla riuscita di questo evento. Noi siamo diciamo, i coinquilini del Smash, che diciamo, partecipa a questo evento in beneficenza. Noi siamo la parte della palestra, quindi porteremo anche il fitness, quindi porteremo anche noi un po' di benessere e aggregazione. E facciamo tutto, chiaramente tutto in beneficenza, faremo delle attività che poi dopo magari elencheremo, dove le persone che vengono possono provare le attività che poi svolgiamo regolarmente in palestra, e offrendo un contributo per, sempre per lo IOPRA, che diciamo, anche noi siamo molto sensibili alle giornate importanti di beneficenza per aiutare, insomma, queste associazioni di volontari che fanno veramente del bene a tutti i nostri cittadini. Insomma. Noi assistiamo malati terminali, ma non direi terminali, oncologici, e li portiamo fino alla loro guarigione, oppure purtroppo molte volte anche, però li assistiamo sempre, e anche in questo momento di Covid siamo stati sempre presenti con il nostro personale giorno, notte, Natale, Pasqua. È logico, tutti ben muniti delle loro tute, però molti erano anche ammalati di Covid, quindi li abbiamo assistiti.